Allora, buon pomeriggio a tutti. State bene? Tutto a posto? Sì? Allora, incominciamo il pomeriggio con questa interessante sessione dal titolo Dall'avidità alla cura. È una sessione svolta in collaborazione con Editrice Missionaria Italiana e con il sostegno di Rekip, che è una delle aziende che sponsorizzano, che collaborano con il Festival Francescano. Per questa sessione Dall'avidità alla cura abbiamo invitato e ha gentilmente accettato di partecipare Vandana Shiva, che forse qualcuno di voi ha già sentito, ha letto qualcosa. Vandana Shiva, che sarà in collegamento, apparirà fra pochi minuti, è un'ambientalista indiana che si occupa di agricoltura sostenibile, di bioetica, di proprietà intellettuale, promotrice dell'importanza della biodiversità. È particolarmente critica nei confronti del ricorso agli OGM e nei confronti dell'impiego di colture intensive e lotta, insomma, sostiene queste battaglie pensando che queste pratiche impattano sulla desertificazione e sulla biopirateria. Ha fondato delle fondazioni di ricerca, ha ricevuto dei premi a livello internazionale. E tra le sue pubblicazioni ricordiamo in italiano Vacche sacre e mucche pazze del 2004 e Chi nutrirà il mondo, manifesto per il cibo del terzo millennio del 2015. È un'ambientalista indiana, ripeto, molto, molto conosciuta, con delle posizioni molto nette, e sarà un piacere averla in collegamento oggi. E chi le farà le domande? Per farle le domande abbiamo invitato una conoscenza, non una vecchia conoscenza, una conoscenza del Festival Francescano, Nicoletta Dentico. Nicoletta è una giornalista, esperta di cooperazione internazionale di diritti umani, anche lei ha fatto un sacco di cose, in particolare ha coordinato in Italia la campagna per la messa al bando delle mine, una campagna che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 97, ha diretto in Italia Medici Senza Frontiere con un ruolo nel lancio della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, cofondatrice dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, ha lavorato a Ginevra per un'iniziativa sulle malattie trascurate, nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un sacco di cose. Non ultimo è stata consigliera di amministrazione di Banca Popolare Etica e vicepresidente della Fondazione Finanza Etica. Attualmente dirige il programma di salute globale di Society for International Development. La sua più recente pubblicazione nel 2020 ha pubblicato Ricchi e buoni, le trame oscure del filantrocapitalismo. Perciò Nicoletta Dentico potrebbe essere intervistata lei stessa in questa sessione e gentilmente intervisterà Vandana Shiva. Intervisterà Vandana Shiva con l'aiuto di Ginevra Barducci che tradurrà. Insomma, Nicoletta e Ginevra cercheranno di stimolare ed anche di moderare l'entusiasmo con cui Vandana sicuramente risponderà alle domande. Per cui grazie Nicoletta, grazie Ginevra, grazie ancora una volta all'Editrice Missionaria Italiana e a Rekip. Grazie, a te Nicoletta. Grazie mille Andrea, buon pomeriggio a tutte e tutti. È un enorme piacere per me essere qui oggi pomeriggio, anche perché ricordo lo scorso anno come Vandana Shiva è stata partecipe di un incontro bellissimo per appunto parlare del libro che avevo appena scritto per la EMI sul filantrocapitalismo, e quindi con Vandana Shiva abbiamo proseguito questa strada di riflessione e di critica al sistema di questa globalizzazione, ed è con grande, grandissimo piacere davvero che oggi sono qui ad accompagnare invece il libro, il nuovo libro che Vandana ha pubblicato per la EMI, Dall'avidità alla cura, ed è questo oggi il tema che cercheremo di affrontare con Vandana, la quale è in collegamento, la saluto, ovviamente ci manca molto in presenza, ma siamo sicuri che la sua energia
riuscirà a rompere le, come dire, le barriere della virtualità, e quindi riusciremo a sentirla in presenza anche se invece è solamente in video. Dunque, comincio, oggi per noi italiani è una giornata molto particolare evidentemente, quindi siamo tutti un po' sensibili alle stimoli e alle, anche alle, così, alle provocazioni che ci arrivano da questo tempo, che è evidentemente un tempo di massima asprezza, è un tempo di crisi profonda. È un tempo di crisi che sono intrecciate tra di loro. Noi siamo reduci dalla pandemia di Covid, qualcuno come Biden ha già annunciato la fine della pandemia. Non sappiamo questo virus che cosa ci riserverà per il futuro, ma le pandemie e le interconnessioni fra le pandemie sono così numerose, ben oltre Covid. Basti pensare alla pandemia della disuguaglianza che entra tutto tondo nella campagna elettorale di questo paese, la pandemia della guerra. Noi pensiamo tutti all'Ucraina, ma il mondo è ferito da 169 conflitti nel mondo, quindi non c'è solo Putin che agisce la violenza della guerra. Abbiamo la pandemia della fame, che è una eredità purtroppo precedente a Covid-19, ma che oggi sia a causa della pandemia, sia a causa della pandemia sanitaria, sia a causa delle dinamiche della guerra, è la nuova minaccia profonda che potrebbe riguardare non soltanto il sud del mondo, ma anche il nord del mondo. Insomma, davanti a noi si staglia un fragoroso fallimento del sistema economico così come noi lo abbiamo conosciuto, un sistema economico che uccide, un'economia che uccide, ha detto Papa Francesco ieri parlando ai giovani dell'economia, dell'Economy of Francesco ad Assisi. E allora io prima di come dire, entrare nel libro di Vandana, vorrei chiedere a Vandana Shiva che cosa ha detto ieri agli economisti del futuro, ai ragazzi, alle ragazze che di tutto il mondo sono confluiti ad Assisi per disegnare l'economia del futuro, visto che Papa Francesco ha scelto Vandana Shiva come una delle protagoniste, una delle figure centrali di questa definizione della sua economia. Traduco molto velocemente la domanda a lei e poi appunto lasciamo parlare Vandana. Vandana, I'm going to avoid the introduction talking about the multiplication of the many pandemics that exist in the world, COVID-19, violence, the war, famine. And I am just asking you, before we enter into the subject of your book, I really would like to ask you, in the face of all this crisis, what was your message yesterday to the young economists that gathered in Assisi from all over the world, given that Pope Francis, who is trying to shape his new economy, has decided to have you as one of the key figures for this future economy of the casa comune, of the common house, of the life on this planet. What was your message to the young generations? Let me start from here and then we go into your books. The floor is yours. Thank you, Nicoletta. At least I can join you virtually, though I wish I was personally there, could give you a big hug and send my love to everyone who is gathered in Bologna. I send my love anyway. You know, the 2.5 years of COVID and lockdowns ended up actually being 2.5 years of walking more deeply into the economy of Francesco. The meeting that's held now was supposed to be held in March 2020, and it had to be postponed. I had participated in the group of Vatican groups that had provided inputs
to the Laudato Si, particularly the group on redefining the economy. So what was my message to the young people, the young economists, brilliant people, I have to say. I have such hope that, you know, in the middle of all the violence, in the middle of all the despair, they are creating such hope and creating so much in new thinking on how to deal with this crisis and create a world. So, of course, my first communication with them was, you know, the economy of Francesco is about an earth family. He talked about the sun and the moon as brothers and sisters, the waters and the wind as relatives. The wolf and the deer were relatives. So this idea of an earth family, which is what I practice, in India we call it Vasudhaiva Kutumbakam, is the kind of context in which we have to redefine ourselves beyond consumers, beyond disposable people, but part of a creative earth family. Stop here, Vandana, second, for translation. Yeah, I know. I'll be even shorter for my next. Okay, one. I'll stop you if needed. E grazie dell'invito. Mi dispiace di non essere qui di persona. Mi piacerebbe essere qui per darti un abbraccio, dare un abbraccio a tutti voi e mandarvi il mio amore. Dopo 2 anni e mezzo di Covid e appunto la crisi economica e anche ambientale è peggiorata e questo meeting doveva appunto essere tenuto un anno fa. Il mio messaggio alle nuove generazioni è un messaggio di speranza. Bisogna pensare a come combattere appunto questo consumismo, pensare appunto alle energie rinnovabili, un'economia circolare, abbandonare appunto i combustibili fossili, come dice l'economia di Francesco. Bisogna avere fiducia e basarsi su un'economia che rigenera. Ok, go ahead. Vandana, yeah. Please. The second message, which is part of my thinking in the book, as well as my guiding principle, that it's only in giving that you receive, because we have been dominated by paradigms that are extractivist, that are linear, that are reductionist. But as St. Francis said, it's in giving that you receive. And I shared with the young people how, you know, saving a seed can give you so much abundance of seed, 100,000 seeds in the case of millets. Giving back a little bit of organic matter to the soil gives you more food. That's what ecological agriculture is all about. The third thing I shared with them is that this paradigm that has caused so much devastation in the South over 5 centuries is now colonizing the former prosperous countries, and therefore creating new economies have become a survival imperative. Look at what Europe and Italy is going through. Look at the energy bills. Look at the crisis of governance. This basically says we have to organize ourselves in a new way with power and confidence that we will shape true democracy, the true democracy of the earth, to the true democracy of society. And finally, because there is this sense that just like there was a division created between genders, the color of our skin was supposed to make us inferior. I don't think the color of the skin takes away our humanity. But there is a thinking that somehow the ages are pitted against each other. I remember very clearly debating on Rye, where the new thinking was being brought that the older people are being selfish while they were supporting their children who were being unemployed. Because the new economy is trying to pit the young and the old against each other, even within families. So I basically reminded the young people, we were young, we are now old. We have had ancestors. We need to all learn how to be ancestors today for the future. We have always thought of the 7 generations to come. 7 generations. So for the 7 generations, today young people have to be ancestors. And that's why this unity of the ages, the unity of the races, the unity of the genders, the unity of religions, the unity of one humanity on one planet was my message to the young people at the economy of Francesco. Thank you so much, Vandana. Thank you. Please.
Il secondo messaggio, che c'è anche appunto nel mio libro, è che solo nel donare si riceve. Siamo appunto dominati da questa economia di sfruttamento, invece dobbiamo tornare a un'economia del dono, l'economia del dare, appunto piantando i semi che si crea cibo, ma appunto se i semi vengono poi monopolizzati si rischia di portare 1 miliardo di popolazioni alla fame e alla devastazione. E appunto il colonialismo che è il nuovo imperialismo e questo tipo di economia di sfruttamento, questa economia di massa che hanno portato appunto alla fame e a un sacco di problemi come la discriminazione di genere, il razzismo. Bisogna proprio riorganizzarsi in tutti i sensi, definire una nuova economia, un nuovo modo di pensare, e bisogna essere appunto il futuro per le prossime generazioni e imparare. Ok, grazie. Importante quello che diceva Vandana, è che non ci deve essere la separatezza, la separazione, no? Quindi una separazione che viene creata tra i generi, tra le generazioni, e che invece appunto come noi siamo i depositari dell'esperienza che deve essere data alle future generazioni. Questo è stato il suo messaggio ai giovani economisti che hanno espresso un sacco di bellissime idee, un sacco di bellissime proposte. Thank you, Vandana, and so we move to your fantastic book, From Greed to Care. Il tuo libro, dalla avidità alla cura, è per molti aspetti l'attualizzazione, è l'aggiornamento che tu, Vandana, con grandissima capacità di documentazione e di argomentazione scientifica, e poi anche per averlo vissuto in prima persona dal tuo punto di vista di un paese come l'India, che ha vissuto in maniera anche dura le ricette di questa economia, tu svolgi di critica radicale al capitalismo. E allora la mia domanda è la seguente: ma tu pensi, Vandana, che il capitalismo possa essere in qualche modo curato, possa essere riformato, possa essere migliorato? So my question entering into the content of your fantastic book, From Greed to Care, Vandana, is the following one. This book seems to me as a kind of an update and a kind of a better definition of a narrative that you have long developed with a lot of documentations and a lot of very solidly and scientifically grounded arguments in the past. And this is a narrative that produces a radical critique to capitalism. Now, my question to you is, do you actually think that capitalism can be cured, can be corrected, can be reformed, can be improved? Over to you, Vandana. You know, capitalism isn't the center of life. It's a violent imposition of a few centuries. You know, it is basically a sophisticated name for what is colonial commerce, how to steal resources, how to enclose the commons and create private property in today's time, to create intellectual property in the commons of life. It is a fiction created by a handful of rich men to make it look like it's an organized system. There is no system in it except theft, extraction, violence. So when you say, can you reform poor capitalism, you know, do you reform? A misconception, no. What you put forward in front of a misconception is the better alternative. Now, it's not that we have to create only new alternatives, because if today we are alive on this planet,
It is because nature's economies are still alive. Women's economies are still there. Indigenous economies are still there. Peasants are still producing food, even though there's every attempt to create a dystopia of farming without farmers and food without farms and no culture of food, but just synthetic products produced as if they were food. I stop you here, so, Vandana. Sorry, okay. I stop you here. Thank you. No, il capitalismo non è il centro della vita, è un nome semplicemente, è un altro modo, un nome sofisticato per riferirci al colonialismo, all'imperialismo. Con il capitalismo si consumano appunto le risorse, è stato creato da un gruppo elitario di ricchi, di pochi, basato appunto sull'estrazione delle risorse naturali e il consumo, quindi no. La mia risposta è no, e se siamo vivi è solo grazie alla natura, all'economia naturale che è ancora qui, all'economia degli indigeni, delle donne, e il capitalismo crea appunto una disfunzione, appunto ci convince che possano esistere realtà senza produttori, contadini, che possa essere tutto appunto meccanico e non più naturale. Please, Vandana. Thank you. Limitless greed and limitless extractivism have brought us to the brink. Now, when there is this violent move to say you can't have food, you can't have energy, you can't have water, you can't have democracy, how do we function? We function by creating better systems, building on the best of what we've built. Why was Europe prosperous after the wars? Because of workers' movements, women's movements, people's movement, which ensured that there was welfare ensured in the economy. Redistribution was in the economy. So wealth grew, but redistribution also grew. Today, we are at a cusp where the 1%, as I've talked about in my book, Oneness versus 1%, are basically saying 99% of you are disposable. So at the point where we are being told we are disposable, you don't say, can I reform the 1%? You say, how do I live beyond the 1%, their systems, their economies, their fake democracies, and the divisive cultures of hate that they are creating everywhere. So growing the economies of nature, growing the economies of care, growing the economies that ensure our basic needs of food, of health, of energy, of education, of oneness, that is our work. And the more we can do this, the more the system will shrink. And I don't say this in an empty way. If I hadn't started saving seeds and said, we will not accept intellectual property rights and patents on seed, today every seed would be in the hands of Monsanto. We saved the seeds. Today Monsanto does not have patents on seeds in India because we worked to create alternatives. So we have to shrink greed, we have to shrink the power of what is called capitalism over our lives and grow our self-determination, our local production, and our true democracy. Thank you. Questo è un sistema basato appunto sull'avidità e un'illimitata estrazione, ci hanno portato appunto a questo punto di non ritorno, in cui non abbiamo abbastanza acqua, non abbiamo abbastanza cibo, non abbiamo abbastanza risorse naturali. Noi possiamo solo funzionare se ci sono donne e uomini che lavorano. Ad oggi c'è una casta, un'elite dell'1% di ricchi, di potenti, come dico appunto nel mio libro. E questo 1% crea odio, crea appunto, distrugge l'economia della cura, l'economia del dono, l'educazione. Più noi continueremo con questo sistema d'elite dell'1%, più il nostro sistema crollerà e andremo verso un'avidità continua e una scarsità di risorse.
Vandana, please go ahead. Yes, unless you... No, I think okay. I've said enough. Okay, so I'll go... We have to grow the alternatives, and capitalism will shrink and die away because it is totally irrelevant for life on earth. Quindi il concetto è che dobbiamo far restringere, bisogna rinsecchire il capitalismo per far crescere e aumentare ed esprimere la vita. Questo credo che sia il messaggio fondamentale che Vandana ci ha dato in questo momento. Vandana, nel tuo libro parli di un costante processo di colonizzazione, ne hai già fatto accenno nelle tue parole fin qua, un processo di colonizzazione che si è sviluppato, ampliato ed esteso nelle diverse fasi della rivoluzione industriale. Ci racconti un po' più in dettaglio quali sono appunto queste fasi della colonizzazione che hanno queste fasi dell'industrializzazione che hanno colonizzato il pianeta? So, Vandana, in your book you talk about a constant and expanded process of colonization that is actually never stopped throughout the various phases of industrialization. Can you go a little bit more into the details of this story of industrial revolutions that have actually colonized the planet? The floor is for you. Thank you, Nicoletta. You know, I've studied science. I did my PhD in the foundations of quantum theory. And I was very puzzled that wherever industrial technologies went, there was poverty. There was ecological destruction. So I created the Research Foundation for Science, Technology and Ecology. And my mother gifted me her cowshed. That's where I'm sitting right now in Dehradun. So what are the four industrial revolutions? From my understanding, of course, some people talk about the nuclear revolution, some people, you know, but for me, the four industrial revolutions are, first, the fossil revolution. Industrialism as replacement of renewable living energies, of plants, of animals, of humans, with fossil energy and mechanization. This didn't just change the way we produce, it changed the way we look at the world. For example, people were defined away as productive. Every machine created was to get rid of people. It required huge amounts of resource control. That's why we were colonized, because in the mills of Lancashire and Manchester, once they were spinning so fast, they required more and more cotton. So all of the Americas were colonized. When you have so much land, which you can't farm on a colonized land, what do? You take the land away from the indigenous people and you capture the Africans as slaves. So the first industrial revolution created the empire of cotton, which created land grab, which created slavery, and which created the destruction of our amazing economies. India was the economy for textiles at that time, and our textiles were destroyed. That's why Gandhi chant. Oh, sorry, stop. No, stop here. Sorry. Allora, io ho studiato, appunto, ho fatto un PhD sulla teoria quantistica, ho studiato scienze, e per quanto mi riguarda individuo quattro diverse rivoluzioni industriali. La prima è quella, appunto, basata sui combustibili fossili. Quindi abbiamo sostituito le energie rinnovabili, le energie naturali, alle energie fossili, a una meccanizzazione. Quindi l'obiettivo era sostituire sempre di più le persone, eliminarle, per arrivare ad utilizzare sempre di più le macchine, per avere più velocità. E in questo modo abbiamo anche tolto le terre naturali agli indigeni, sempre per riuscire a produrre di più. Ma il ritmo della natura non è quello della velocità, bisogna tornare appunto a un ritmo naturale, seguire il ritmo della natura. Quindi, you go ahead, please. Yeah, but it also created new organizing principles of how
we define efficiency, productivity. Efficiency should be better use of scarce resources. With the industrialism, we created a system where 10 units of energy inputs were put in to produce one unit of a bad product. That's the case for food. But productivity was also defined in a new way. And the earth's creativity and productivity, the people's production, wasn't counted. All of it was extracted and made to look like the machines and the owners of the machines were producing it. Sì, sono stati anche ridefiniti i principi dell'efficienza e della produttività. Efficienza in teoria doveva essere basata sulla scarsità, adesso è tutto rivolto a importare sempre più energia e anche la produttività è stata ridefinita in un nuovo modo, tutta basata sull'estrazione. Carry on for the second industrial revolution. The second industrial revolution was the revolution of chemical engineering. Before that period, everything we had came from biodiversity, the colors that dye our clothes, of course the food we eat, the way we produce agriculture, our housing, everything came from biodiversity. The chemical engineering revolution grew in Hitler's Germany, and the companies that created it was IG Farben, the cartel, whom I call the poison cartel, and Standard Oil, who controlled the oil and the finance controlled by Rockefeller. Initially, the chemical engineering revolution was one designed to substitute things like indigo, which used to be sent from India. And, you know, one bag of indigo used to pay one bag of gold. So they thought make synthetic chemicals to have synthetic indigo dye. But the second was to make chemicals to kill people in the concentration camps. After the wars, those same chemicals became agrochemicals. Synthetic fertilizers were made by the same technologies that make explosives and ammunition. Pesticides, the first pesticides were the ones that were used in the concentration camps. I'll pause there for the translation. Sì, la seconda è appunto quella degli agenti chimici, della rivoluzione ingegneristica dei macchinari e degli agenti chimici, per utilizzare appunto sempre più fertilizzanti, per usare appunto dei semi che non sono naturali e che creano appunto un tipo di economia basata sul chimico. And the way this shaped, you know, after the wars, agriculture was changed. And they gave it the name the Green Revolution. There was nothing green about it. It was not revolutionary. It was extending the war now through imposing chemicals on third world agriculture. And I've written a whole book on the violence of the Green Revolution and how it destroyed the most prosperous part of India, Punjab. The third industrial revolution is the engineering of life. This is genetic engineering, this is the biotechnology revolution, and this is what was shaped by the same poison cartel, now to own the seed through intellectual property. This is the reason I said I will not accept the false claim that life is a machine and seeds are an invention of the poison cartel. Life is self-organized and seed is evolution in perpetuity. So the WTO helped the poison cartel get monopolies on seed, and that is the third industrial revolution, the biotech revolution. Thank you, Vandana. E la terza è appunto quella dell'ingegneria biotecnologica, che appunto la vita non è una macchina e i semi sono la nostra evoluzione, sono il nostro futuro e sono naturali. Il fatto di manipolare i semi e crearli, costruirli chimicamente porta delle conseguenze devastanti sull'ambiente, perché appunto ci sono vari principi, anche non viene assorbita l'anidride carbonica e quindi è un problema. Sì, soprattutto Vandana metteva in evidenza il fatto che con l'ingegneria da laboratorio e i monopoli brevettuali che sono legati
a queste produzioni, cioè la proprietà intellettuale che viene affidata, viene legata alle vicende della vita, ai semi, c'è una, e che l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha avallato, c'è una guerra in corso in effetti che va combattuta con tutte le forze. Vandana, please go ahead. The fourth industrial revolution is the merger of the biotechnologies and engineering of life with information technologies and the acceleration of information technologies with the new artificial intelligence, robotics, and this is what Mr. Klaus Schwab talks about as the Great Reset. And sadly, the United States passed an executive order just recently within September, which is called Advancing Biotechnology and Biomanufacturing, and they call it bioeconomy. You know, we do organic farming, we protect biodiversity and grow fiber. That is the bioeconomy where life produces, nature produces, people produces. This bioeconomy is talking about engineering the cells, like cells of our bodies, for controlling us, having surveillance for social control, and replicating the failed attempt at genetic engineering on now a human engineering on a global planetary scale. That is why we need to rethink industrialism as a part and think of ecological development, socially just development, as the way to move forward. E la quarta è quella della biotecnologia, dell'ingegneria della vita e dell'accelerazione dell'IT, dell'information technology, quindi dell'intelligenza artificiale e dei robot. Anche in USA appunto stanno approvando sempre più progetti in questo senso, vorrebbero, la definiscono bioeconomy, ma la bioeconomy dovrebbe essere una cosa che protegge la natura, che protegge i semi, che protegge le risorse naturali, e invece loro vorrebbero utilizzare e controllarla tramite l'ingegneria e replicarla addirittura. Sì, Vandana stava raccontando come solo proprio a settembre, cioè poche settimane fa, negli Stati Uniti è stato votato un executive order in cui si parla appunto di come avanzare l'intelligenza artificiale e il titolo di questa legge è bioeconomy, cioè l'economia della vita, ed è lo stesso nome bioeconomy che si dà alla vita e all'economia di chi produce, di chi lavora sulla terra, di chi fa diciamo le cose, di chi produce le cose, lavora i semi nella vita reale. Tutto questo invece oggi è stato riutilizzata come definizione per portarci invece in una economia della sorveglianza, del controllo e dell'intelligenza artificiale che entra dentro i nostri corpi, entra dentro le nostre vite. Quindi questo è un grande inganno a cui stiamo assistendo. Vandana, ora tu hai fatto una disamina, cioè una diagnosi molto chiara della tua critica scientifica appunto al sistema come si è sviluppato attraverso le quattro rivoluzioni industriali. Adesso, per provare a passare dalla diagnosi alla terapia, è evidente che il puntare a un cambio di civiltà non è mai facile, perché cambiare la civiltà significa puntare a dei nuovi principi ordinatori del sistema dell'economia. E il tema però della società della cura, dell'economia della cura che tu proponi, è una antica tradizione di pensiero e di pratica che, come hai già detto prima, appartiene alle popolazioni indigene, appartiene anche a molta riflessione del pensiero femminista. E quindi ti volevo chiedere se tu pensi che in questa diagnosi, in questa terapia, in questa proposta che fai dopo la critica, tu pensi che nella costruzione di una nuova storia, nella costruzione di una nuova civiltà, non sia arrivato appunto il tempo delle donne. So my question, Vandana, to you from your
diagnosis to a kind of a most prognostic or therapeutic approach. Of course, trying to change civilization is very complicated because it also entails changing the founding principle of a system. And the topic of the care society, the care economy that you explain in your book, is the harvest of a long tradition of reflection, of thinking and practice by many indigenous populations scattered around the world. It is an ancestral knowledge that even in the Western world they used to have, but it has completely dropped, abandoned. Now, this economy of care and this society of care is also the legacy of an important feminist approach. Do you actually think that in the development of this economy of care, time has come for women to have the protagonism which they deserve as the best artisans of care? You're so right, Nicoletta, artisans of care. And women are the experts in it. They've had to continue to care even when the dominant system treated their economy as if it doesn't exist, because the economy was defined as making money, growth was defined as converting nature, society's wealth into the market and drawing money in the market. Aristotle calls it primatistic. It is not economy, because economy means the art of living. And in the art of living, women have for centuries developed the expertise. Two big schools of feminism have taken this idea further. I've always combined the fact that the same capitalist patriarchy that defined nature as dead also treated women as passive, as non-productive, as non-creative. And therefore, combining the power of nature and combining the power of women is what is often called ecofeminism. My dear friend, Maria Mies, and I wrote a book on ecofeminism, and Maria constantly talked about, she called it the economy of subsistence, of having enough. I call it the economy of sustenance, sustaining life. And this economy is based on giving. It's based on caring. Nature, Mother Earth, gives us limitlessly through her care. Vandana, I will stop you here. E appunto la terapia, la cura, è l'economia appunto della cura, che appartiene al pensiero femminista, alle donne. E hai sicuramente ragione. Bisogna continuare così. Il capitalismo intende l'economia come un fare soldi, la crescita come appunto aumentare il mercato e lo sfruttamento, e quando l'economia dovrebbe essere l'arte del vivere, e le donne appunto hanno sviluppato quest'arte e hanno preso appunto questa idea dell'economia della cura e l'hanno messa a punto, prendendo spunto dal sistema che è la natura e non da un sistema economico di sfruttamento, ed è basata sull'economia del dare, e solo donando appunto si può poi ricevere e sviluppare. Sì, e Vandana metteva anche in evidenza come in questa visione patriarcale anche le donne sono state trasformate in oggetti di produzione, di riproduzione in un certo senso, e quindi questo va scardinato nel modello appunto ecofemminista. Vandana, please go ahead. Yeah, so why are women vital to a livable future for all of humanity? Because if you look at the last 50 years, every movement where it comes to life, whether it's the water we drink, it's the food we eat, the seeds we save, the health, it has been led by women. So I think what we need to undo in our times, and I've talked about it in my book, you know, before the papal bull that led to colonialism was a papal bull that led to witch hunting, which was criminalizing the knowledge of women.
9 million people were killed, mainly women in Europe. So now we have to correct that violence of the witch hunts. We have to correct the violence of colonialism, and including the colonization of nature, of women, and future generations, because it is one colonization, and the solidarity between nature, women, future generations is the emerging solidarity of the economy of care. Yes. Sì. Appunto le donne, tutti i movimenti che sono un inno appunto alla vita, ai semi, alle risorse, alla salute, sono la base e le fondamenta. Come ho detto nel mio libro, appunto, bisogna invertire il tiro nel mondo, in Europa. Un sacco di donne sono state vengono uccise, eliminate, imprigionate e vanno appunto liberate. E poi dopo mi è finita la penna. Poi le è finita la penna, per cui ho preso io gli appunti. Diceva appunto, diceva Vandana che dietro tutto questo movimento per la salute, per l'educazione, appunto ci sono le donne. Eppure il patriarcato ha avuto grandi sue potenti manifestazioni, anche quella delle bolle papali, che si erano subito costruite questa forma di attacco alle donne, di attacco alle streghe. Ed è anche questa una forma appunto di violenza delle bolle papali, la violenza della colonizzazione, che oggi noi dobbiamo intervenire a correggere. Please, Vandana. So, you know, if you look at the work done in care, taking care of plants, taking care of animals, taking care of families, of children, of old people, that economy is the true free economy. Because in that economy, we give, and care is a gift. We give it the care because we care. We care for the plants we protect. We care for our children. We care for our elders. And when you give the gift economy, that is freedom. That's why we have talked about this as the true free economy, whereas what is called free trade, which is the corporate monopolies of neoliberal control, we call that the fettered economy because it is controlled by corporations. So when we want to now create new economies of care, not only do we need to seek freedom to create them, we need expertise on how can we take care of ourselves? How can we grow our food? How can we take care of each other? How can you build community? This is what women have done over centuries. This is what they can teach the world. That is why we have to recognize women are not passive. Women are the creative leaders of a care economy. Beautiful, wonderful. Yes, bye. E nel mio libro dico appunto che bisogna prendersi cura, quella è la vera economia, l'economia in cui diamo, e la cura è un dono, prenderci cura dei nostri figli, delle nostre case, della natura. E questa economia è la vera libertà, che è diversa dal libero mercato. Il libero mercato è appunto è controllato dalle corporate, è un'economia di tipo diverso. E ci serve sapere, per passare a un'economia della cura, appunto come farlo, come prenderci cura realmente della nostra comunità e di tutti gli esseri viventi. E le donne lo fanno da secoli. Allora, visto che le donne sono queste creative leader dell'economia della cura, volevo chiederti farti la mia ultima domanda, Vandana, anche perché un po' qui si sta mettendo a piovere e in secondo luogo il tempo sta per scadere. La mia ultima domanda è che tu nel tuo libro parli a lungo di co-creazione, di co-produzione per rigenerare la terra. Questi dunque sono i pilastri alternativi alla cultura, vorrei dire all'ideologia, vorrei dire alla idolatria della concorrenza e della competizione? Ci puoi spiegare un po' meglio questi tuoi concetti? So Vandana, this is my last question to you, not only because it is starting to rain, but also because time is coming to a close.
In your book, you talk a lot about co-creation, you talk a lot about co-production to regenerate the earth. Now, my question is, are these the pillars, the alternative pillars to what is the culture, or rather the ideology, or rather the idolatry of competition that capitalism is based on? Can you explain us a little bit more what these concepts of co-production and co-creation entail? I tell you that we really have a short time, and yes, please do go a little bit more in detail on this. Yeah. So, you know, Adam Smith, who is called the father of modern economics, he basically just described colonial commerce as an economic system. And he said, we are born with competition in the womb. No, we are born with care in the womb. We are born with love in the womb. So the very foundations of that ideology is on a false naturalization of competition and greed. Bacon said nature has to be enslaved, she has to be tortured. Nature is dead, but the earth is living. She's Gaia, she's Pachamama. And the living earth has mothered us. The living earth has given us the breath, the oxygen we breathe, the water we drink, the food we eat. It comes from the soil, from the seeds we grow. Therefore, the idea that competition is the basic value is ecologically false, scientifically false, and economically false. The earth and humanity lives through cooperation, through mutuality, through symbiosis. So when they are living beings, there's a plant and there's me. I will work with the plant in co-creation because the plant is creative and I am creative. That's how farmers have done breeding over centuries. That's how small farmers feed us. So co-creation is the recognition that the earth is alive, we are alive and creative, and intelligence is the art of living. It is not the art of conquest. Okay, thank you. E Adam Smith, che è appunto il padre della macroeconomia, diceva che siamo nati dentro l'utero, già nasciamo con questo, appunto, con la competizione. Ma no, non è così, non siamo nati in questo modo, è una creazione falsa basata sull'avidità. La natura è la nostra madre ed è viva, ci dà ossigeno per respirare, acqua da bere, cibo da mangiare. L'idea che appunto la competizione sia un valore base è falso. L'umanità è governata dalle corporate, ma poi se ci pensate sono comunque esseri viventi anche loro. È importante ricordare che la Terra è viva e creativa e dotata di intelligenza. Sì. Can I just illustrate, please? Yeah, with one example. And for co-production is, you know, the earth systems are producing water in the water cycle. Coca-Cola and Nestle don't produce water. They say manufactured by on a bottle of water. They steal it. The women of Plachimada fought Coca-Cola, which was stealing 1.5 million liters a day, and shut down the plant. And I went down to give them solidarity. So the creative productive acts of people and nature, people in community, as social community, but also as earth community with people. Now, I just want to end with two examples of how co-creation takes place. The soil is not dead and inert. The organisms in the soil are creative, but they're co-creative. The plant cannot reach the minerals. The mycorrhizal fungi in organic soils can go miles away and bring to the plant the particular minerals it needs from wherever they are. The plant gives the fungi the food, the carbohydrates. That is cooperation and mutuality and co-creation. Or for being the bee, we should all be bees. We should all be pollinating, because when the bee comes to the flower to pollinate, it takes pollen, it makes honey, and the plant gets its new generation of the seed and the fruit. This is co-creation.
This is how the world works. This is how we must create new, abundant, thriving economies of care and not let the violence and brutality of a system of limitless greed wipe out life on earth and rob us of our freedoms. Thank you, Vandana. Thank you so much. E appunto con la co-creazione dovremo basarci sulle piante per produrre più ossigeno e fare come appunto fanno le api che impollinano i fiori e creano nuovi semi e nuovi frutti. Questo è come dovremmo creare abbondanza, nuove risorse per tutti quanti. E Coca-Cola ad esempio non produce acqua e la Nestlé neppure, quindi dobbiamo tornare a un'economia basata sulle comunità e puntare appunto sui contadini e sulle risorse naturali, e un'economia appunto delle piante. Vandana raccontava anche gli sforzi delle comunità di donne e delle comunità che si sono riuscite a sconfiggere gli stabilimenti della Coca-Cola che avevano questa logica estrattiva dai luoghi dove questi stabilimenti si trovavano. E quindi grazie a Vandana Shiva per averci dato questi meravigliosi esempi di co-creazione, di compartecipazione, di coproduzione, quelli delle api, quelli del terreno, dei semi, quelli della natura nella quale noi siamo, e l'intelligenza appunto è questa capacità di organizzare la co-creazione, la compartecipazione alla vita, alla rigenerazione della terra. E naturalmente io credo che in una giornata come questa per noi già ricevere l'energia di Vandana Shiva è una forma di, come dire, co-creazione e di co-energizzazione della nostra giornata. Si sente anche a distanza la capacità di vita che questa donna riesce a trasmetterci. E allora io vorrei concludere, visto che ci siamo alle 16:27, pochi minuti restano, vorrei chiudere questa meravigliosa dialogo, questa meravigliosa conversazione con Vandana Shiva con le parole di un altro meraviglioso personaggio che fra l'altro è stato qui in questi giorni, Franco Arminio, che mi è stato particolarmente vicino, devo dire, come lettura e come consolazione nei momenti della pandemia. E vorrei chiudere questa presentazione del libro di Vandana, dalla avidità alla cura, con appunto le sue parole, se mi permettete. Il mondo com'era prima già era ingiusto e faticoso. Dopo il panico non ci vuole la normalità, ci vuole la rivoluzione. Riattivare le fabbriche serve a poco se non riattiviamo il desiderio. La vita è un incrocio di abitudine e di avventura. La vita quotidiana è gradevole se contiene una vigilia, se contiene la speranza di un bacio, la prospettiva di un mondo altro. Se togliamo alla vita della gente l'utopia di un mondo nuovo e la prospettiva amorosa, resta solo l'impaccio delle mascherine, la vita contratta, di chi esce di casa e di chi esce di casa per schivare gli altri e non per incontrarli. Davanti a una malattia che colpisce l'intimità dei corpi, noi non possiamo reagire limitandoci a consumare e a produrre merci. Dobbiamo trovare il modo di tenere vivo l'amore. È un compito grande che spetta ognuno di noi, ogni giorno. Nessun giorno senza amore. Questa dovrebbe essere la nostra legge, l'ordinanza più urgente e rispettata. E forse questa dovrebbe anche essere la domanda di politica che da domani in poi faremo a chiunque vinca queste nuove elezioni. Più amore, più desiderio e l'aspirazione per un mondo nuovo che non è più solo possibile, ma è assolutamente indispensabile.
Grazie a tutte e tutti voi che ci avete accompagnato insieme a Vandana in questa importante riflessione, e vi invito a comprare il suo libro, che avrà una copertina nuova oggi, appunto Dalla avidità alla cura. Thank you, Vandana, for your presence here. Thank you so much for your generosity and for the energy that you continue to give as a form of care. Thank you, love to all. Thank you all. Bye bye, Vandana. Thank you. Bye bye.